Riuscirà il dollaro a recuperare il terreno o continuerà a scivolare lentamente verso nuovi minimi? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre oggi, cari amici, mercoledì 26 maggio 2021, ancora insieme per parlare di mercato dei cambi. Un mercato dei cambi che, come dicevamo, vede il biglietto verde scivolare lentamente contro le principali valute, trascinato da che cosa? Da un appetito al rischio che continua ad alimentare i mercati azionari e quindi per correlazione con il dollaro, con i tassi bassi e intorno allo zero, la valuta americana rimane valuta rifugio e quindi sale esclusivamente quando le borse scendono. Questa è una correlazione perversa che continuerà fino a quando la Federal Reserve non comincerà a parlare di tapering. Certo, la Banca Centrale Americana ha bisogno di mantenere i tassi bassi. Perché? Perché gli interessi sul debito, se no, sarebbero troppo alti. E questa è la prima motivazione. La seconda motivazione è perché sostanzialmente Jerome Powell vuole ancora dare stimoli all'economia e dare impulso a un'economia che è in ripresa, ma che non è ancora fuori, che non ha raggiunto ancora gli obiettivi di inflazione e occupazione che si era prefissata. Questa notte è stata la volta della RBNZ, che ha lasciato i tassi invariati allo 0,25%, ma nello statement e soprattutto nella dichiarazione post decisione, il governatore Orr ha dichiarato che prevede un rialzo dei tassi nella seconda metà del 2022, quindi prima rispetto a quanto avevano pensato precedentemente. E il movimento del dollaro neozelandese è stato impulsivo, un 1% di risalita da 0,7220 a 0,7330. Siamo a questo punto sulle resistenze chiave e potremmo anche andare a rompere questi livelli per andare ad attaccare il livello visto a febbraio in area 0,745. Chiaramente, cari amici, il dollaro che scende contro Kiwi trascina con sé tutte le altre valute, quindi euro-dollaro ha continuato a salire. Abbiamo rotto l'area di 1,2250, però non abbiamo la forza per il momento di raggiungere quota 1,235, anche se la tendenza sembra questa. Ovviamente siamo su dei livelli importanti, anche la sterlina che ieri aveva dato l'impressione di voler crollare, cari amici, di scendere addirittura in area 1,40-1,40,5, dopo che aveva visto un minimo a 41,15, è tornata a salire e ha sostanzialmente recuperato quota 1,41,70 e sembra voler andare ad attaccare nuovamente i massimi precedenti visti in area 1,42,30. Quindi la correlazione porta ad avere un dollaro ancora debole contro le principali valute, anche contro Canada siamo rimasti, è vero, in area minimi 1,20,5, 1,20,45, però siamo in presenza di divergenze rialziste. Nonostante questo il prezzo non sale. Perché? Perché la maggior parte dei retail, cari amici, sono long dollari, dollari, mentre gli istituzionali sono short dollari e aspettano eventualmente il movimento finale per andare a chiudere le posizioni e per far prendere qualche stop loss al mercato dei piccoli pesci. Questo è tutto, per cari amici, per oggi. Domani sul fronte dati oggi non c'è molto, mentre domani attenzione perché c'è la seconda rilevazione del PIL statunitense del primo trimestre. Da non perdere, rimanete con noi, sintonizzati sempre su questi canali. Buon trading e buona giornata.